Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi abbiamo di nuovo e finalmente un video di unboxing barra haul barra che cosa ho acquistato, però non vi illudo, non sarà un video di unboxing di shopping di vestiti, ma saranno tutta un'altra serie di altre tipologie di acquisti, perché in questo periodo sono impegnata in una sorta di glow up mirato a migliorarmi esteticamente, fisicamente e spiritualmente, per cui in questo periodo sto acquistando prevalentemente cose mirate a lavorare in questo senso qua e non in quello di nascondere le cose sotto outfit stupendi, che è una cosa che non guasta mai, però in questo periodo non sono particolarmente motivata ad acquistare capi di abbigliamento, perché in realtà il mio armadio invernale è pieno di roba, ho un sacco di vestiti, non mi servono altri vestiti in questo periodo e in realtà il mio armadio primaverile è un po' scarico, un po' vuotino, per cui sto cercando di risparmiare soldini per investirli nel guardaroba primaverile, che è quello più trascurato negli ultimi anni. E vi dirò di più, quest'anno non vedo l'ora che arrivi la primavera. Per quanto io ami l'inverno, per quanto il freddo e la stagione invernale siano le mie cose preferite al mondo, questo inverno è stato particolarmente impegnativo e difficile sotto tutta una serie di aspetti, per cui non vedo l'ora di un nuovo inizio, perché con la primavera si riparte, ci si sente un po' più carichi di ricominciare a spaccare e a dare il massimo in ogni cosa. Per cui in questo periodo mi sto concentrando sul migliorarmi fisicamente, esteticamente e spiritualmente, per poi essere pronta per l'arrivo della primavera e rifarmi anche il guardaroba e magari, perché no, anche il look. È una cosa sulla quale ci sto ancora pensando, però ogni tanto, confesso, ogni tanto mi viene quella voglia di tagliare tutti i capelli, cosa che non credo farò mai, però mai dire mai. Non si sa poi cosa succede. Comunque, partiamo con i nostri acquisti. Sono un po' gli acquisti mischiati con cose per la casa e cose per la persona. Partiamo direi dalle cose per la casa, perché così ce le togliamo subito di mezzo e poi andiamo avanti con le altre. Tra l'altro, per chi guarda con regolarità i miei video e non ha mai visto questo maglione, non ho fatto shopping che non ho condiviso con voi, ma l'ho preso in prestito dall'armadio di mia sorella perché semplicemente lo adoro e volevo una cosa più carina e più nuova e più diversa dal solito da indossare, e vi dirò la verità, mi piace anche un sacco. Penso mi doni, però ditemi anche voi, mi sta bene questo colore o no? Ora basta con le chiacchiere, partiamo con gli acquisti. E sono andata a fare shopping da IKEA e dalle Leroy Merlin. In realtà dalle Leroy Merlin ho comprato una sola cosa, e cioè questo vaso qui, che è un vaso in terracotta, davvero molto molto bellino e perfetto per la mia baby Uya. Per chi non sapesse chi sia baby Uya, è la figlia di questa pianta qua che si chiama Uya. Molta fantasia direte, però vabbè, è così, si chiama così e dobbiamo accettarlo. Il fatto è che ho notato che questa pianta qui, che vive dentro un vaso di terracotta, sta davvero molto bene e cresce un sacco. La vedo proprio vivere bene, mentre baby Uya, che è la sua figlia, perché è nata da un suo ramo, vive in un vaso di plastica e non sta proprio benissimo. Noto che non respira abbastanza e il suolo è sempre un po' umidiccio e sembra formare anche un po' di muffetta, una cosa strana, per cui ho deciso di comprare un nuovo vaso per lei e spostarla in una nuova casa che andrà molto meglio per lei e che amerà molto di più. Tra l'altro, il mio obiettivo è quello di tenere tutte le mie piante in vasi di terracotta, per cui anche lei, che tra l'altro si chiama Clementina, abbiamo finalmente trovato un nome. Comprerò un vaso in terracotta anche per lei, però prima di andarlo ad acquistare devo andare a indagare nell'orto di mio papà, che ne ha davvero tantissimi, e quindi se lo trovo lì lo riutilizzo, perché non ha senso comprarne uno nuovo. I vasi in terracotta in realtà più sono vecchi e più sono belli da vedere. Bene, abbiamo finito con le Leroy Merlin e direi passiamo subito agli acquisti
fatti all'IKEA, dove sono andata principalmente per acquistare queste due cose, che sono tipo dei ripiani scarpiera. Mi servivano perché abbiamo mille paia di scarpe e sono alla ricerca disperata di spazi per mettercele dentro, e trovo che questi qua siano davvero perfetti per creare una sorta di scarpiera anche dentro degli armadi che non sono propriamente scarpiere, per cui si ricava un sacco di spazio per sfruttare i ripiani al massimo, perché magari un ripiano regolare è un po' più alto dei ripiani delle scarpiere, per cui dividendoli a metà in questo modo si riesce a recuperare un po' di spazio e si riescono ad infilare molte più scarpe. Ne ho acquistati due e vediamo se mi possono bastare per mettere via tutte le scarpe, ve lo farò sapere. Altre cosine acquistate all'IKEA sono questo set di scatole. Sono delle scatole in tessuto e mi servono per organizzare meglio il cassetto dei calzini, calze e tutte le cosine piccole, gli accessori tipo le cinture o le magliettine, proprio quelle che non stanno in ordine se non le metti dentro dei contenitori un pochino più piccoli. Queste sono 6 scatole di 3 dimensioni diverse e sono 2 più grandi, 2 medie e 2 piccine. Sono davvero perfette per organizzare meglio i cassetti e per non perdere troppo le cose in giro. Per cui, se avete visto gli altri video di organizzazione dell'armadio, che vi linkerò qua sopra e anche sotto nella descrizione, lì ci avevo già acquistato delle scatole che ho utilizzato in modo davvero molto utile, e quelle lì le sto ancora sfruttando, però adesso me ne servivano delle altre e questa volta le ho acquistate non in pacchetto unico, quindi non collegate tra di loro, ma separate, di modo da giocarmele meglio all'interno dei cassetti. Queste sono della dimensione più grande e sono dei quadratoni 28x28 cm per 13 di altezza, e poi ce ne sono altri due un pochino più piccini. Questi sono quelli più piccoli in assoluto e sono di nuovo dei quadratoni da 14x14x13, che in realtà si possono sfruttare anche in questo modo qua, quindi all'interno oppure all'esterno a lato per creare ancora più spazio. E poi abbiamo questi qua, che sono sempre due di una dimensione media, quindi sono questi grandi, questo qua che è un quarto, e poi ci sono questi altri due che sono la metà di quello grande, quindi perfetti per creare un sacco di spazio per organizzare al meglio il guardaroba. Un'altra cosa che compro spessissimo all'IKEA sono questi canovacci qua, sono dei canovacci da cucina. Pensavo avessero tolto dalla vendita questi canovacci qua, c'ero rimasta particolarmente male perché a me piacciono tantissimo. Ne ho acquistati altri 4 perché questi servono sempre, si macchiano molto in fretta e si consumano particolarmente perché vengono usati molto spesso, quindi è bene sostituirli ogni tanto perché sennò la cucina prende un aspetto un po' sciatto. Quindi con piccole cose si rinnovano gli spazi e gli si dà un'aria un pochino più fresca. Sempre per organizzare le scarpe, e questi ve li ho già fatti vedere in un altro video, però li ho trovati davvero molto molto utili e molto funzionali, per cui ne ho comprati degli altri. E questi sono sempre dei mini ripiani per organizzare le scarpe, per cui si mettono in questo modo. Facciamo finta che questo sia l'armadio, quindi si mettono così e ci si mette sotto una scarpa e sotto l'altra. In questo modo si occupa meno spazio e si sfrutta lo spazio in altezza soprattutto. Quindi ne ho presi 4 di questi accessori qua, che sono davvero salvavita nel riordinare le scarpe. Poi un'altra cosina che acquisto sempre all'IKEA
sono queste bustine qua con la chiusura, sono quelli delle dimensioni 2,5 litri e 1,2 litri, sono perfetti per metterci dentro la schiscetta col pranzo o tantissime altre cose, le sfrutto molto. Ovviamente non è che ne uso uno ogni giorno, uso lo stesso per la schiscetta fino a quando praticamente non lo consumo, non lo buco e poi lo sostituisco, quindi questi in realtà mi durano parecchio tempo, però sono davvero molto molto utili. Poi ho preso dei semplici tovagliolini bianchi perché questi li compro sempre quando mi capita di andare all'IKEA, costano davvero poco e infine ho riacquistato un po' di mollettine. Queste le trovo davvero perfette da utilizzare in cucina per chiudere i pacchi, i pacchettini, i sacchettini e tutta una serie di cose tipo i pacchi dei biscotti, i pacchi del pane e così via, perché sono davvero comodissimi, sono in due dimensioni diverse, quindi più grandi e più piccini per i pacchettini più piccoli e sono comodissimi e davvero molto molto funzionali. E con questo direi che abbiamo finito gli acquisti per la casa e possiamo passare agli acquisti un pochino più entusiasmanti per la persona. Allora, da cosa partiamo? Da cosa partiamo? Ho fatto di nuovo pazzie da Kiko. Praticamente lì ci entro sempre per una sola cosa, e cioè il mascara, ed esco con 40 euro di spesa. Allora, cosa ho acquistato? Ho riacquistato un po' di maschere perché mi piacciono davvero tantissimo, sono super perfette e nello specifico ho acquistato un po' di eye patches che questi servono sempre, sono i soliti quelli al miele e sono davvero super idratanti. Tra l'altro ho acquistato stavolta anche la maschera per il viso di questa linea qua, sempre al miele. E l'ho amata tantissimo, l'ho già utilizzata prima di iniziare il video perché mi sono coccolata un po', l'ho utilizzata, la pelle è rimasta davvero morbidissima, super distesa e super idratata. Questo ve lo sto dicendo perché io ho sempre fatto l'errore di acquistare solo maschere purificanti perché la pelle del mio viso è un po' mista e quindi tende a diventare lucida e avere imperfezioni. E quindi ho sempre pensato di dover utilizzare maschere purificanti che in realtà seccavano la pelle ancora di più e la facevano sembrare molto spenta e molto opaca. Da un po' di tempo invece ho iniziato a utilizzare maschere idratanti, nutrienti e che comunque nutrono la pelle del viso e la rendono più sana, più luminosa e devo dire che mi sto trovando davvero benissimo. Vi consiglio queste maschere qua, quindi gli eye patches nutrienti al miele e anche la maschera perché sono davvero una cosa spaziale e per quello che costano sono davvero degli ottimi prodotti che non mi aspettavo facessero un effetto così bello sulla pelle. Poi delle altre maschere che ho acquistato sono questa qua, Anti Fatigue Face Mask, all'estratto di tè verde ed è una maschera di nuovo molto idratante che distende la pelle del viso e le dà quella sensazione di freschezza. Questa l'ho già utilizzata, la trovo davvero perfetta per tutti i tipi di pelle del viso. Poi ho comprato delle altre maschere che dovevano essere maschere per le mani, perché le avevo già utilizzate e mi sono trovata davvero bene, però a quanto pare nella mischia ho preso quelle per i piedi. Vabbè, servono anche queste, le proveremo e vi farò sapere perché le maschere per le mani sono davvero buonissime quelle di Kiko. Le metti su, le tieni tipo guanto per un po' mezz'ora, un'ora, quanto si riesce a tenerle su prima di andare a dormire. Sono comode perché comunque all'esterno non sono appiccicose, quindi se tocchi cose in giro non macchi nulla, oppure se magari ti metti a leggere un libro, lo puoi fare tranquillamente. Proverò anche queste qua per i piedi e vi farò sapere.
Poi ho comprato degli smaltini perché recentemente ne ho buttati parecchi che erano un po' vecchi e un po' troppo secchi e ho comprato questi due smalti qua, uno un pochino più colorato, un pochino più acceso, un colore che mi ricorda tantissimo i colori della primavera e quindi sto iniziando a fare acquisti primaverili. Questo smalto qua mi piace davvero tantissimo perché mi sento che è proprio adatto per la mia carnagione e non è troppo rosso né troppo rosa, è un mauve molto molto elegante. Poi invece ho acquistato il solito smalto bianco che trovo una sorta di passepartout in estate, in inverno, indipendentemente dalla stagione o dall'occasione, va sempre bene. Poi ho acquistato delle altre cosine, ho preso il mio solito eyeliner, quindi la matita Long Lasting Eyeliner 03, il colore un po' marroncino, leggermente brillantato, comunque è sempre lo stesso che utilizzo da anni ormai e mi ci trovo davvero bene perché dura un sacco sugli occhi, non cola ed è il colore perfetto per i miei occhi, perché il nero non lo utilizzo più da parecchi anni, trovo che il nero appesantisca troppo i miei occhi, il mio viso, mentre il colore questo qua marrone lo rende molto più armonioso. E infine ho comprato anche un mascara. Stavolta non ho acquistato il solito mascara che vi faccio vedere sempre perché era esaurito e quindi sono andata per un mascara il più simile possibile al solito che utilizzo, il Luxurious Lashes. Questo invece è il 20 Hour Long Lasting Panoramic Volume Mascara, quindi è un mascara che deve durare parecchio, 24 ore per la precisione, e dovrebbe dare un sacco di volume agli occhi. Lo proverò e vi farò sapere, come sempre. Dovrebbe comunque essere molto simile al mio solito e la cosa che dovrebbe cambiare tra i due è che questo dovrebbe durare di più e non dovrebbe colare per niente. Vedremo, lo metteremo alla prova. Abbiamo finito anche con Kiko e direi andiamo avanti con Douglas. Da Douglas non ho fatto troppi acquisti, ho acquistato una sola cosina che è un refill, quindi una cosa che non è una novità da queste parti, però ci tenevo a farvelo vedere perché è una cosa che ho iniziato ad acquistare quasi un anno fa ed è il mio fondotinta. Per la precisione si tratta del fondotinta Dior Backstage 1N, la mia tonalità, quella più neutra, e niente, l'ho comprato l'anno scorso, quasi un anno fa, mi è durato tantissimo, non l'ho ancora finito perché poi non ne uso tantissimo io, e poi mi sono trovata davvero bene e ho deciso di riacquistarlo, per cui questo è una di quelle cosine che ci tenevo a farvi vedere perché se il riacquisto significa che mi sono trovata davvero bene e questo è un fondotinta davvero molto molto bello, dura tanto, perfeziona un sacco la pelle e trovo che si adatti un sacco anche alla mia carnagione e non lo si percepisce troppo. Più vai avanti nella giornata diventa sempre più bello, più perfetto, più un tutt'uno con il viso. Ovviamente avendo la pelle mista devo comunque passare le salviettine sebo assorbenti, però ho fatto una volta quell'operazione lì, posso andare avanti un'intera giornata e poi finire magari anche fuori a cena dopo il lavoro e il mio viso è sempre perfetto e davvero l'incarnato è perfezionato e mi trovo davvero bene, non c'è altro da dire, è un ottimo fondotinta e se lo sponsorizzano un sacco tutti i makeup artist un motivo c'è. Passiamo ora agli acquisti su eFarma e questo sito l'ho introdotto sul canale nel periodo natalizio, però da eFarma ci acquisto ormai da anni e lo trovo un sito perfetto per acquistare un sacco di prodotti di bellezza, quella della persona, a prezzi molto più bassi rispetto che
nei negozi normali o anche al supermercato, hanno davvero dei prezzi molto competitivi e li trovo davvero comodi per cercare velocemente le cose che mi servono e trovarle tutte subito e acquistarle con un click e riceverle qualche giorno dopo al mio indirizzo. Qui abbiamo di nuovo delle cosine nuove e delle altre che sono in realtà dei refill, perché mi ci trovo davvero bene, per cui ve le faccio vedere. Abbiamo lo shampoo Chlorenne all'ortica, questo è il mio shampoo preferito, non credo che lo cambierò mai nella vita, perché da quando ho iniziato a utilizzare questi prodotti qua i miei capelli sono migliorati davvero tantissimo. Non sono più tanto crespi, sono più disciplinati e più idratati e non hanno quell'aspetto proprio di capello rovinato, ma sono molto molto più curati e molto più idratati. È uno shampoo perfetto per chi ha i capelli grassi, e cioè me, però vuole comunque trattarli con delicatezza e quindi questo è il prodotto perfetto. Insieme a questo utilizzo il balsamo sempre del marchio Chlorenne, ma quello al latte di avena, che è davvero molto molto delicato e molto molto nutriente. Poi abbiamo una cosa nuova, una peeling mask alla AHA, non so come pronunciarlo, perché se dovessi pronunciarlo in inglese direi AHA, in italiano perché non pronunciamo l'H, è una maschera peeling con l'aggiunta di questo AHA e quindi dovrebbe rimuovere le impurità e gli strati di pelle morta e quindi in questo modo ridurre le imperfezioni e ridurre l'impatto del passare degli anni, che ahimè sta cominciando a farsi vedere un pochino. E comunque bisogna prevenire, anche se non si vedono tanto, per cui bisogna sostenere la pelle, dargli supporto nel rinnovarsi e quindi ho deciso di acquistare questa maschera qua di Skinify, che proverò e vi farò sapere come mi trovo. È da utilizzare una o due volte alla settimana e bisogna tenerla su dai 5 ai 15 minuti. Magari per le prime volte la terrò su un po' di meno, perché non voglio rischiare di rovinarmi la pelle non conoscendo bene il prodotto, però se la conoscete fatemi sapere come vi trovate. Poi cos'altro abbiamo? Si sta avvicinando l'estate e ultimamente non sono stata molto brava con gli alleramenti. Sto rimediando, però mi voglio aiutare anche con dei prodottini, perché le signore sagge che conosco, quindi signore un pochino più avanti con l'età, mi hanno straconsigliato i prodotti di Somatoline e ho deciso di provare questo prodotto qua, appunto perché era molto scontato, costava la metà di quello che costa al supermercato e mi sono detta al massimo non fa effetto, ma proviamoci. In realtà la pelle del mio corpo è messa molto bene, un po' disidratata, quindi devo utilizzare delle creme idratanti, però ci sono alcune zone un pochino più problematiche, tipo i glutei e le gambe, e ho deciso di comprare questo rassodante corpo che fa una sorta di lift effect, azione rassodante, lifting, dona elasticità e compattezza con olio di argan e pappareale, quindi doppio effetto perfezionante, idratante e liftante. Lo voglio provare per capire se può funzionare su di me e magari migliorare l'aspetto della mia pelle nelle zone un pochino più problematiche, quindi un aiutino esterno in più rispetto agli allenamenti, all'idratazione e alla sana alimentazione, che sono cose fondamentali per avere una pelle dall'aspetto bello. Poi abbiamo dei dentifrici e nel video precedente vi stavo anticipando alcune misure che stavo mettendo in atto per migliorare l'aspetto dei miei denti e la salute dei miei denti soprattutto, e su consiglio del dentista ho acquistato questo dentifricio qua, il Bio Repair Plus, che ha un'alta concentrazione di
questa cosa qua di micro repair, che è una cosa brevettata da bio repair, che sono delle particelle che dovrebbero andare a ricostruire e a migliorare lo smalto dei denti. E in questo momento ne ho davvero bisogno perché, come vi anticipavo, li ho un po' consumati e nell'attesa di farmi fare il bite devo comunque cominciare ad aiutare i miei denti con dei prodotti adatti per questo tipo di problema. Quindi questo è uno di questi, il Bio Repair Plus, che si trova solo in farmacia o in parafarmacia, non si trova sui banchi normali dei supermercati, per cui se avete bisogno di un dentifricio che vi aiuti a riparare lo smalto o a ricostruirlo un pochino, andate a prendere questo dentifricio qua, perché me l'ha consigliato il dentista. Sto già utilizzando quello normale in ufficio e sta facendo davvero effetto questo. Mi aspetto faccia ancora più miracoli dell'altro. In combinazione con questo dentifricio qua ho comprato il mio solito dentifricio, l'Elmex Sensitive Professional, che è un dentifricio davvero perfetto per i denti sensibili. Lo utilizzo ormai da diversi anni. Mi ricordo il periodo in cui ho iniziato a utilizzarlo, più di 3 anni fa, se non ricordo male, ero messa proprio male. Sono arrivata a un punto che non riuscivo a ragionare da quanto mi facevano male i denti e soprattutto la testa, perché quando ti fanno male i denti ti fa male anche la testa, perché i miei denti erano diventati talmente sensibili che qualunque cosa mangiassi o bevessi mi faceva venire un male allucinante ai denti, e soltanto questi prodotti qua mi hanno aiutato a migliorare da questo punto di vista. E quindi il dentifricio Elmex e il colluttorio Elmex, che sono dei prodotti davvero super validi, e quando dicono che aiutano per chi ha i denti sensibili è davvero così, funzionano davvero alla perfezione. Poi ho riacquistato il mio solito deodorante, il mio unico e preferito, quello di Vichy, lo uso sempre, e Sue Pharma costa la metà rispetto che nelle farmacie normali, quindi lo compro sempre quando faccio un ordine, perché così non rimango mai senza. Infine abbiamo una cosa che invece mi ha consigliato una di voi, ed è la crema di Veleda. Ho comprato quella al melograno ed è una crema antiossidante e super idratanti per mani super screpolate. Adesso le mie mani sono messe leggermente meglio rispetto ai video precedenti, però comunque hanno bisogno ancora di un sacco di cure, e ho deciso di provare questa crema qua che mi ha consigliato appunto una di voi, perché sono disperata. Ne ho provate davvero tantissime e la maggior parte di quelle che ho comprato fanno il loro lavoro, ma non benissimo. C'è bisogno di una cosa un pochino più strong, che speriamo sia questa crema qua. Già alla prima applicazione la trovo davvero super idratante e ammorbidisce un sacco la pelle, per cui facciamo così, la utilizzo per un po' e poi vi dico come mi sono trovata, ma credo che mi piacerà un sacco. Anche il profumo è davvero molto molto piacevole, e spesso con le creme per le mani è un po' complicato trovarle, perché molte creme hanno un odore un po' strano, per cui se siete delle persone che non amano particolarmente gli odori delle creme per le mani, questo credo che possa piacervi. Bene, abbiamo quasi finito, manca un'ultima cosa, anzi un altro paio di cosine che devo andare a prendere. Eccoci qua, gli acquisti in questione arrivano da Decathlon, e sono andata per acquistare delle cosine fondamentali per gli allenamenti. Ho acquistato questo scaldacollo per indossarlo quando vado a correre fuori, perché in questo periodo fa molto freddo. Io, finché non fa proprio caldo, sento tanto il freddo sul collo e rischio di ammalarmi, per cui questo sarà perfetto per scaldarmi. Ne ho già un altro, però me ne serviva uno in più, perché così quando lavo l'altro questo è sempre pronto.
Poi ho acquistato dei calzini da sport e questa è una cosa che in passato non facevo, utilizzavo i calzini normali, però col tempo mi sono resa conto che soprattutto quando si va a correre bisogna indossare i calzini giusti perché altrimenti si rischia di farsi male ai piedini. E ho acquistato questi calzini qua, bianchi, molto carini e perfetti per andare a correre perché sono corti, però hanno questi cuscinetti nei punti più strategici e quelli dove ci si fa male maggiormente con le scarpe da corsa, e quindi nella parte dietro e nella parte davanti, perché durante la corsa quelle zone lì sfregano di più sulla scarpa e quindi questi ci aiutano a proteggere appunto la pelle. Poi ho acquistato delle magliettine, queste in realtà non servono per lo sport ma semplicemente da indossare sotto i maglioni. Sono delle magliette semplicissime in cotone, però costano niente, costano 3 euro e servono sempre. Io le indosso un sacco appunto sotto i maglioni perché in questo modo la cosa che sta più a contatto con la pelle è il cotone, che è morbido, e poi una cosa del genere è molto più facile da lavare, quindi da sbattere in lavatrice, piuttosto che un maglione. Quindi in questo modo si lava magari tutti i giorni la magliettina, mentre il maglione lo si sfrutta più volte, in questo modo si evita di rovinarlo e di sporcarlo troppo in fretta. E quindi questa per me è la soluzione perfetta. Ne ho già diverse per i maglioni un pochino più scuri, quindi ho un arsenale di magliettine in cotone per quei tipi di maglioni, mentre non ne avevo nessuna per i maglioni un pochino più bianchi, un pochino più larghi, e quindi queste magliettine qua saranno perfette. Ne ho comprate 2 e devo subito lavarle perché c'è un maglione che non indosso perché non ho la maglietta da metterci sotto. Poi cos'altro abbiamo? Abbiamo in realtà una cosina che ho acquistato al Brico ed è una lampadina smart. Questa l'ho acquistata per la lampada che tengo sul comodino accanto al letto, e semplicemente per il fatto che la lampadina che ho adesso è troppo fredda e quindi fa una luce un po' troppo forte per me, e siccome quella lampada l'accendo principalmente la sera prima di andare a dormire, preferisco una luce un pochino più calda, un pochino più soffusa, quindi ho comprato questa lampadina qua, che è appunto smart, e io ho scoperto una passione per le lampadine smart. Questa la posso collegare a Google Home oppure anche direttamente al mio cellulare, di modo da ridurre l'intensità o alzare l'intensità in base a quello che mi va di più in quel momento. Infine abbiamo un'ultimissima cosa sempre per gli allenamenti, vediamo se riesco a tirarla su. Ah, ecco questa cosa qui, non so se la state vedendo. Sono 20 kg di pesi. Mi serviva un altro paio di pesi, sono andata ad acquistarli perché il mio booty ha bisogno di pesi per crescere e basta. Questi li ho acquistati sempre da Decathlon, sono 2 manubri da 10 kg ciascuno, quindi 20 kg in totale, però per come sono fatti si riescono a combinare tra di loro i pesi per raggiungere un peso anche più alto su un solo manubrio, tipo si riesce ad arrivare anche a 18 kg, che è perfetto per me, posso crescere nel tempo, però comunque non ho bisogno di pesi troppo alti e questi possono andare benissimo. Tra l'altro per quando faccio i thrust posso sfruttare direttamente la scatola. No, non è vero, però facciamo finta di sì. Comunque, abbiamo finito con gli acquisti. Questo è tutto per il video di oggi. Spero di avervi dato un po' di spunti utili su cose da acquistare per rimettervi un po' in forma, riconquistare un po' la voglia di prendervi cura di voi, perché questo è davvero fondamentale. Io vi saluto, vi mando come sempre un mega abbraccio gigantesco. Ci vediamo come sempre la prossima settimana con un nuovo video. Ma fino ad allora prendetevi cura di voi e dei vostri cari, e alla prossima. Ciao!